Ed è con grande piacere che questa settimana abbiamo l'onore di avere nostro ospite Alessandro Martire. Grazie per essere qui con noi, un pianista straordinario dal talento apprezzato in tutto il mondo. Grazie davvero e benvenuto. Grazie a voi, buongiorno a tutti, piacere. La prima cosa che voglio chiederti riguarda l'uscita del 16 aprile dei remix di quattro brani che sono tratti dall'album Share the World, che è ispirato al tema, ricordiamo, del viaggio e della condivisione. Ce ne vuoi parlare? Sì, esatto, l'anno scorso è uscito il mio album Share the World, che è un album pianoforte orchestra ispirato alla condivisione del mondo e ha come diciamo strumentazione il mio che è il pianoforte e poi ovviamente l'orchestra che raccoglie tutta la parte di arrangiamento. Però mi piaceva dare un'idea, un'interpretazione anche a cura di noti producer internazionali a quattro tracce del disco. Quindi usciranno a cadenza settimanale più o meno i remix di alcuni brani e la cosa bella di questi remix è che non sono soltanto il pianoforte messo in maniera elettronica, ma proprio c'è un lavoro del producer di reinterpretazione nei loro stili della traccia. Quindi ciascun producer ha, diciamo così, raccolto l'ispirazione di un brano e lo ha reinterpretato nel mood elettronico di riferimento. La tua musica può essere definita in qualche modo a metà strada tra delle composizioni classiche e queste ballad pop? Sì, diciamo che io parto dalla scrittura, dal pianoforte. Ho sicuramente una preparazione classica come tutti i pianisti, poi però ritrovo, diciamo, nella musica contemporanea, nel pop, un modo di esprimermi ancora meglio. Quindi mettendo tutto insieme esce un mio stile che sicuramente racchiude la melodia, racchiude il minimalismo, racchiude l'orchestra, racchiude la colonna sonora, insomma, è uno stile che poi spero appassioni chi ascolta. Tu dici che proprio parlando dell'ascoltatore, lo vuoi portare in un vero e proprio film immaginario? Sì, esatto, diciamo a me sempre, essendo la mia musica strumentale, innanzitutto è veramente, in generale la musica è universale, però quella strumentale ancora di più lo è. E quindi mi piaceva dare un'idea di immagine a questa musica. Ciascuno si crea la propria immagine quando l'ascolta, però il compositore prova comunque a dare un suo palcoscenico naturale o piuttosto che altre cose per dare un'immagine da dove è partita la sua ispirazione per quel brano. Ti sei contraddistinto per aver suonato in posti davvero particolari. Ne cito giusto uno, la piattaforma galleggiante sul lago di Como. Poi abbiamo visto anche di recente un'altra bellissima esibizione nel silenzio dello spazio ghiacciato tra le montagne dell'Engadina. Sì, diciamo che una delle immagini che mi piace dare è quella della natura, perché io prendo ispirazione dalla natura. Quindi sono partito con questo progetto dal Lago di Como, che è la mia città natale, la mia regione natale, e un progetto che si chiama Floating Moving Concert, che è un concerto galleggiante in movimento, totalmente ecosostenibile e con un pianoforte realizzato a forma d'onda. E poi ho creato la versione invernale sul lago ghiacciato a St. Moritz in Svizzera, quindi eravamo a più di 1800 metri di altezza sul lago ghiacciato, dove ho unito lo sport, in quel caso il figure skating, quindi il pattinaggio di figura, il pattinaggio artistico, che appunto rappresentava visivamente la mia musica e anche, insomma, pattinare e suonare sul lago ghiacciato con le montagne che fanno da sfondo. È un'esperienza indescrivibile per me che l'ho vissuta e ho creato questo progetto, ma anche per chi guarda e ascolta il video. Se tu dovessi definire la tua musica, c'è un aggettivo, una frase, un leitmotiv, ecco, che cosa rappresenta nella tua vita? Ma per me la musica ovviamente è tutto, nel senso che comunque a me piace raccontare le emozioni, l'animo e le esperienze.
e le condivisioni anche. Quindi per me queste parole raggruppano tutto il mio essere artista e il mio raccontare in musica le mie emozioni. Poi il tema del viaggio sicuramente è un altro diciamo così, tema importante, perché attraverso il viaggio, attraverso appunto, come dicevo prima, le esperienze, traggo molta ispirazione. Il fatto di incontrare culture completamente diverse una dall'altra, magari anche in breve tempo, alimenta la creatività, alimenta la voglia di raccontare in musica questo. La tua attività concertistica ti ha portato ovviamente in giro in tutto il mondo. Chiaramente adesso con la situazione pandemica che stiamo vivendo, questo girare al momento non è possibile, ma hai già dei progetti in cantiere? Pensi di fare qualcosa, sempre Covid permettendo? Io ho fatto l'ultimo concerto col pubblico a febbraio 2020, quindi proprio poco prima che scoppiasse la pandemia, in Qatar, a Doha, all'Opera House. Durante quest'annata ho prodotto tanti contenuti, ho fatto anche dei concerti in streaming, lo stesso Floating Moving Concert è stato in streaming, sì. Quindi è stata un'alternativa comunque continuare la musica live, però per dare dei messaggi di speranza attraverso l'arte, attraverso la bellezza. E il futuro sicuramente spero di recuperare gli impegni saltati quest'anno in occasione dell'uscita dell'album, un tour in Russia, dei concerti, il concerto nel deserto, insomma tanti appuntamenti che sono stati rinviati causa pandemia. C'è un artista al quale ti ispiri in modo particolare, sia del passato ma anche contemporaneo? Ma io non ho un artista in particolare, amo molto e ho ascoltato tanta musica per film da quando ero piccolino, è da lì che mi è nata comunque la passione di avvicinarmi alla musica strumentale, alla musica in modo particolare per i film. Poi ascolto tanta musica pop, ho veramente una sfera di generi. Che amo. Ho alcuni artisti che sono dei modelli, diciamo, di ispirazione, ma più che altro per quello che hanno fatto. Però a livello puramente artistico, musicale, a me piace la musica, quando è di qualità, quando racconta delle emozioni, quando è vera. La musica, quando è vera, che riesce comunque ad arrivare al pubblico. Facevi riferimento alle musiche per quanto riguarda film, cortometraggi, teatro e anche spot pubblicitario, perché tu hai lavorato anche per queste composizioni. Sì, diciamo che i dischi nascono comunque da una volontà di raccontare una storia, un'esperienza, però a volte mi capita comunque di raccontare in musica già un qualcosa di altro. È un modo creativo diverso di approcciarsi, però allo stesso stimolante. Diciamo che il ruolo del compositore è quello di interpretare, raccontare in musica qualsiasi cosa che appartenga alla vita. Certo, il disco racconta te stesso, quello che vivi in prima persona, però raccontare anche la volontà di un regista piuttosto che di un'azienda, raccontare in musica quello che hai in mente, è stimolante, molto stimolante. Ma tra i tuoi progetti, ora noi un po' facciamo i campanilisti perché pensiamo alla Sicilia, per caso verrai a fare qualche registrazione in uno dei nostri posti, dico, a contatto con la natura, perché la Sicilia è una regione bellissima, quindi offre tante location e sarebbe veramente una grande opportunità se tu decidessi, insomma, di fare qualcosa anche qui da noi. Ma lo scorso settembre ho suonato in occasione del premio del National Sì, Award al al teatro, in Teatro Taormina. Antico, e ahimè era non pieno per via della pandemia, però è stata una bellezza incredibile il Teatro Antico, cioè il fatto di sentire suonare con un'orchestra le mie musiche all'interno di questo scenario è stato meraviglioso. Poi c'è Selin Unte, ci sono tante cose in Sicilia che amo e adoro, e spero di fare qualcosa, ovviamente. Appena si crea una possibilità, io sono aperto in Italia e nel mondo dove c'è la bellezza, trovano assolutamente il mio benestare alla grande.
Allora, noi ti aspettiamo in Sicilia e ti ringraziamo tantissimo per questa intervista. Grazie ancora per tutto e speriamo di vederci presto. Grazie a voi e a presto.